Tantissimo da raccontare. Allora, Valentina, ti faccio prima vedere, in attesa ovviamente delle immagini, quello che è il rigore contestatissimo dall'Inter che al 97esimo è stato fischiato da Abisso. Queste sono le immagini, ora Eccola, ti mostro anche bravo diverse Ferrando. angolazioni. Questo il C'è anche la tocco. freccia, eh? Come se non si Sì, no, vedesse. Ferrando è No, bravissimo, ma. quella in realtà è una foto. Tra l'altro c'è anche questa immagine che sta facendo il giro dei social. Cioè, con lo smartphone che a fine partita fa vedere ad Abisso Questa è ulteriormente le fantastica. immagini, come se tra l'altro Abisso non le avesse già viste, no? Appunto, anche Abisso questo, le ha viste. Le cose mai viste, guarda Esatto. Ma il bello è che Abisso no. le ha viste per 3 minuti e mezzo. Ma anche più, perché alla fine, secondo l'account ufficiale dell'Inter su Twitter, la partita sembra essere mi pare durata che l'Inter 115 no. minuti. Un po' amareggiati all'Inter abbiano esagerato. Extra, extra time. Premetto, hanno ragione, secondo me, ma 115 mi no. sembra un'esagerazione. A 112 è finita la partita. Ecco, 112. Esatto. Però Fernando, questa è l'immagine, dai, che non lascia alcun dubbio, in attesa delle immagini. Sì, poi ci sono, vedere, ti faccio vedere magari anche altre angolazioni, perché magari sì, da qui Abisso ecco. potrebbe aver visto altro. In realtà però questo momento è precedente rispetto all'immagine che vi ho fatto vedere prima. La palla tocca soltanto il petto, qui c'è una sorta di errore di prospettiva, qui, e poi ancora petto, petto, ma ragazzi, dai. Qui è evidentissimo sì, il fatto che però sia soltanto nella petto. Seconda sì. Fernando, che hai fatto vedere, sì, qui. Possiamo giustificare Abisso, che sta lì però, eh. No, vabbè, cioè, però lui Abisso, vedi, vista, Abisso è lì, lo vede, eh? Vista da qua posso dire sì, forse l'ha presa con sì. il braccio. Direttore, ma qui si può la giustificare la chiamata. La chiamata immediata si può giustificare. Esatto, io giustifico certo. la chiamata immediata, ma non tutto quello che succede dopo. Ma poi mi dite allora a cosa serve il VAR? Per... Al non VAR si c'era può, Fabri, io quello, al VAR c'era Fabri. Quello che io non ammetto in questa serata è che si sbagli col VAR in funzione. Questo, cioè, infatti. Abisso non poteva sbagliare, ha sbagliato perché... Me lo domando. È stata, io l'ho definita, no, Gabriella Mancini, direttore, la partita del VAR, perché effettivamente tutti gli episodi importanti tra gol convalidati, certo. rigori concessi e gol annullati sono stati decisi dal VAR, con Abisso che inizialmente aveva preso delle decisioni e il VAR aveva cambiato le sue sì. decisioni, quindi l'aveva sbugiardato, tra virgolette. Infatti no? è durata tantissimo per questo arbitrato motivo. Arbitrato il VAR. Arbitrato solo il VAR. Colpo di correggendo coda. Correggendo sempre Abisso. Certo. Ok? Ma no, il problema è che poi guardando esce fuori alla fine? Cosa forse, succede? Chissà, lui aveva preso subito la decisione di darlo il rigore. Sì, immediata. Immediato. Poi è stato chiamato dal VAR, dagli uomini del VAR, Fabri. E vallo a vedere. Però l'hanno riguardato per alcuni minuti, è questo che non riesco a capire il motivo. E poi lui è rimasto nella sua decisione, ma è evidente che l'ha toccata con cioè, il non petto. Voleva essere corretto dal VAR per l'ennesima volta? Non lo so in questo caso Valentina, che cosa possa può darsi usare che nella psiche dell'arbitro sia può passato darsi. Anche questo. Può darsi che sia... Mi fai vedere quell'immagine, Fernando? Quale delle quattro? La prima. Arrivo la prima, subito. Quella con la freccia. Quella con la freccia. Ho anche con trovato freccia. Il video di Sarri, chiaramente. Allora, questa è la prima immagine, qui sì. c'è il pallone che tocca soltanto il petto. Ok, ragazzi. Cioè, insomma, c'è anche la freccia con lo sguardo. Ma tra l'altro anche il braccio. Lì. Sì, sì. Poi... staccato. Questa è evidentemente l'immagine che ha portato alla chiamata di Abisso. Questo, no? In questo io giustifico la prima chiamata di Abisso, cioè anche se... Abisso qui ha sbagliato ma in buona fede, esatto. in buonissima fede. E poi infine però c'è quest'altra immagine. È qui, no? È qui, e questa è una delle immagini che Abisso ha potuto avere ovviamente per certo. valutare per vedi... valutare il VAR. Quando vedi questa come fai a dare calcio di rigore? Quello che dice Valentina però è importantissimo. Io tra un po' magari vi recupero anche le immagini delle altre situazioni da VAR con le quali Abisso ha dovuto confrontarsi, ed effettivamente Abisso aveva sempre deciso una cosa differente rispetto alla realtà poi del VAR. Magari poi la componente psicologica, questo secondo me è un aspetto che non bisogna sottovalutare, in un arbitro può averlo influenzato, ricevere magari questa ulteriormente forse, i sì. fischi del Franchi al 101esimo minuto dopo una partita comunque dove il VAR ha detto che avevi sbagliato tutto, certo. forse anche questo può essere un aspetto, perché le immagini, lo ripetiamo,
mostrano chiaramente che il rigore non c'è. Contro una Fiorentina che ha protestato tanto in questa stagione per gli arbitraggi, tante polemiche arbitrali, in primissimo piano proprio c'era la squadra di Pioli, altra squadra che si è lamentata tanto ad esempio è stata la Lazio, no? Con Simone Inzaghi, anche il Torino è rammaricato, Torino. Poteva avere secondo Cairo 5-6, anche secondo Mazzarri 7 punti in più, ci sono tante squadre scontente, tra queste c'era anche la Fiorentina. Fiorentina che però dalla sua aveva come capitano oggi Federico Chiesa, e Chiesa anche insomma era stato preso di mira, no? Recentemente dagli arbitri e neanche poco. Oggi insomma ha protestato parecchio, insomma tanti elementi da mettere nel calderone che ci fanno pensare che forse l'arbitro non era tranquillo, che forse alla fine probabilmente non era tranquillo e anche inconsciamente è stato sempre smentito dalla VAR. E forse non se l'è sentita di essere smentito un'altra volta, però questo è un errore doppio, insomma. Tra l'altro stanno arrivando le immagini, mi informano dal coordinamento che tra pochissimo vedremo proprio i 6 gol di Fiorentina-Inter e vedremo l'episodio incriminato che di fatto ha deciso la partita, dando il punticino alla Fiorentina. Valentina, le 3-3 se vuoi ci sono già le dichiarazioni di Spalletti. Voglio le dichiarazioni di Spalletti perché tra pochissimo le immagini. Mi avresti dato l'ok. Uragano Luciano? Il titolo è questo? Dai, vai. Uragano Luciano? Sì. Uragano Lucio lo chiamavano così a Roma. Su tutte le furie, in 40 abbiamo visto che era aperto così. Spalletti ha detto: abbiamo visto tutti che non era rigore, non potrebbe essere nulla. Quello è petto, altrimenti torniamo ai due polpastrelli e la partita d'andata, perché magari qui con le immagini la regia ci può aiutare. All'andata protestò tantissimo. Eccole la le immagini. Eccole qui sì. Le immagini. Eccole le immagini, vai Fernando, vai. Sì, continua a leggere ancora. No, commenta, queste sono, le rivediamo. Le immagini, dale. Le immagini, Fernando. Eccole qui, queste sono le immagini. Spalletti poi ha detto: l'arbitro è andato a vedere alla telecamera, ma non l'ha toccata di mano nessuno. Sono partite risultate fondamentali per gli obiettivi. Eravamo in 40 a vedere accanto a lui e tutti hanno visto che non era fallo di mano. Tra un po' magari ti recupero anche un'immagine di Nainggolan che sta facendo il giro del web con il ninja che si gira verso la panchina e dice: tranquilli, è petto, perché è riuscito a sbirciare evidentemente. Certo. C'è un condizionamento continuo e poi uno si fa sovrastare da quello che dicono gli altri. Le decisioni vanno prese e questo strumento è importante. Poi, tanto qualsiasi stadio con i tifosi di casa ti fischierà. Dobbiamo anche guardare alla forza della Fiorentina che sta attraversando un bel momento, era stata fatta una prestazione di livello anche sulla personalità, nel secondo tempo non facciamo trovare loro il punto dove attaccarci, la squadra ha la testa sul percorso che deve fare per l'obiettivo a cui ambisce, però insomma comunque chiaramente uno Spalletti infuriato per la scelta di Abisso al 97. Tra l'altro si è infuriato anche, lo possiamo dire, dai, con i giornalisti subito a caldo, intervista appena finito il... giornalisti. Un giornalista e molti altri ex calciatori. Esatto, insomma, cioè, voglio dire, no, perché con Fabio Caressa, il vero male del calcio italiano sono gli ex calciatori che vogliono fare gli allenatori e non sono capaci. Se non riescono a fare gli allenatori, vanno a fare gli opinionisti e dicono cose spesso censurate. Poi Fernando, mi prendi quella parte in cui poi Spalletti dice: se volete vado via. L'ho recuperata via Twitter, chiaramente nei momenti in cui c'era grande fermento, perché Spalletti ha oggettivamente fatto uno show sotto questo punto di vista, ha litigato, lo possiamo dire, insomma, ha litigato con Caressa perché specifichiamo, Caressa aveva detto potrebbe esserci, ha usato il periodo ipotetico, no? E questo ha fatto letteralmente impazzire Spalletti, no? Ha detto no, assolutamente, non c'è nessuna ipotesi, adesso siete tutti contenti perché così domani i giornali scriveranno che vado via. Domani i giornali scriveranno. Però esagera Spalletti in questi casi. Sì, è passato da una situazione in cui ha ragione, non ha bisogno. Lo dobbiamo dire, no? Adesso parlate da tifosi, eccetera, così. Io mi permetto di dire una cosa. Innanzitutto, secondo me, anche i giornalisti possono tifare. E non c'è nulla, parlo in prima persona, non c'è nulla di male. Bisogna sapere però essere imparziali, avere la lucidità di commentare quegli episodi lì, a prescindere dalla fede. Certo, come in tutte le cose ci vuole la professionalità, non è che puoi parlare bene perché sei tifoso di una squadra. Non credo che la domanda del periodo ipotetico sia stato portato dal fatto che ci sia un tifo dietro per un'altra squadra. Io oggettivamente a questo non credo. E non voglio credere. È una domanda, insomma, usi il condizionale a volte. Ti è venuto domande, così, sei in diretta, no Gabriella? Sei in diretta, esatto. Quello che ti viene certe volte... Secondo me Spalletti esagera, perché in questo caso ha ragione, non c'è bisogno di fare la vittima. E di... Perché poi è scivolato. Sul tifo dei giornalisti devo dire una cosa, sì, no, è sicuramente meno dannoso
del tifo degli arbitri. Io quando ho scoperto che Collina era tifoso della Lazio e lui arbitrava a Perugia, Juventus sospesa per 63 minuti con scudetto che è andato alla Lazio, qualche sospetto mio. Dai, però io non ci credo. No, no, era tifoso della l'ha dichiarato vabbè, lui. Però, okay. No, da mattina, ma momento, sì. Nessuno gli ha chiesto niente. I giornalisti non arbitrano, fortunatamente. Non decidiamo le partite. È quello che sto dicendo. Giusto. Che il, allora, il tifoso, che il giornalista io. Forse può essere tifoso, di sicuro è meno dannoso di un arbitro. Posso dire tifoso. Una cosa? Se facciamo questo mestiere, perché tutti da bambini abbiamo avuto una passione per una squadra. Una simpatia, una chiamatela come vi pare. Da bambina amo il calcio, a 10 anni volevo fare la giornalista della Gazzetta dello Sport, per e cui ci sei dico, riuscito. Esatto, questa sono contenta, difatti mi diverte molto il mio lavoro, mi piace, mi appassiona. È chiaro che lo fai perché da bambina hai tifato per una squadra, io ero sempre con le mie, però preferisco non dirla. Ovvio che quando scrivo mi sento in buona fede sempre, cerco sempre di essere imparziale, capisci? Però è meglio non dirla perché, perché se poi ci sono stato la tua squadra. No, io sono sempre stata imparziale. Invece della Fiorentina la squadra per cui hai questa simpatia. No, 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 io guarda davvero, no, diresti per fortuna. Era rigore. Ma certo. Non è, scusami, diresti non era. Ma assolutamente. Non era, ma certo che non era. Cioè, non lo so, cioè, sai bisogna che essere imparziali. Sì. Poi sta nella professionalità, come tutte le cose, come quando intervisti delle persone, uno ti può essere più simpatico o più antipatico. Tu devi scrivere il tuo articolo in base a quello che ha fatto o che non ha fatto, perché è così, se no è finito il nostro mestiere. Io sono d'accordo, poi c'è anche molta ipocrisia, no, dietro. Sinceramente, mascherarsi dietro un io non tifo per nessuno, il nostro mestiere, no, implica l'essere imparziali. Io credo che non sia vero, nel senso che una simpatia ci può. Però dobbiamo stare attenti, perché adesso sono successe delle cose, adesso ero in sala stampa a Sanremo contro i poveri ragazzi del volo, alcuni colleghi si sono fiondati con delle critiche assurde, comunque ti possono piacere o no, no? E questo è il nostro mestiere, ha bisogno di una certa imparzialità. Assolutamente, e la partita era iniziata così, cioè la partita Giancarlo, Gabriella, era iniziata con grandi abbracci tra Spalletti e Pioli, due tecnici che si stimano. No, Pioli ti fava Inter da bambino, no? Allora esatto, cosa deve fare? Ma anche Spalletti, possiamo dire che il cuore di Spalletti è un cuore viola. Sì, sì, difatti c'è anche questo incrocio, se no. C'è anche questo incrocio. Sì, appunto. Poi lavoriamo. E la poi stessa lavoriamo. Cosa vale per noi. Vale ovvio. Per gli allenatori, insomma, vale per tutti. Adesso poi è difficile, no, parlare di al di là dell'episodio, Giancarlo. Cioè, è difficile anche commentare l'Inter, no? No, perché l'episodio purtroppo fa la partita. Fa la partita. Mm-hmm. Cioè, è strano. È la anche parte per il tutto. Sì, è l'episodio all'ultimo minuto. È la parte per il tutto, è meravigliosa. Adesso me la tengo come me la scrivo, me la tengo da parte. Così poi ce la ricordiamo per un'altra puntata. Il prossimo attacco di un mio pezzo sarà così, Giancarlo. Vabbè, te lo prometto, però è anche difficile dire, no? L'Inter ha giocato bene, la grande reazione dell'Inter dopo che era passata in svantaggio dopo 20 secondi con l'autogol di De Vrij. Aveva giocato una buona partita. Ha giocato bene l'Inter. Forse è l'Inter migliore dell'ultimo periodo. Sì. Senza Icardi. Danno tutti molto di più. Esatto, e si stava avvicinando senza Icardi alla quarta vittoria consecutiva. Quindi e sta segnando anche tanto comunque. Sta segnando tanto, sta recuperando uomini molto chiacchierati anche sul mercato. A gennaio doveva partire, Perisic è rimasto. Mi pare che il cuoricino che hanno messo la notte scorsa, la sera scorsa, Perisic e Brozovic alla possibilità che Dzeko andasse a fare l'attaccante dell'Inter sia sintomatico di come la squadra oggi stia facendo blocco, sì. Un blocco anti e più passa il tempo e più il blocco perché si la frattura ovviamente come in tutti i rapporti si consolida più passa il tempo se non ti chiarisci subito, se non ti chiarisci la cicatrice lì rimane permanente praticamente. Sì, bisogna dire che l'Inter sta trovando una felicità di gioco e una felicità corale, esatto, maggiore di quando c'era Icardi. Tra l'altro, a proposito di Icardi, Marotta è stato per l'ennesima volta molto chiaro nel prepartita, l'amministratore delegato nerazzurro, dichiarando la proposta arriverà,
abbiamo promesso la proposta di rinnovo a Vandanara. Non so dirvi se in questa settimana, però non ci siamo dati delle scadenze. Ma la proposta da parte comunque nostra arriverà. Comunque è anche imbarazzante, perché comunque lui insomma diceva che di aver male, però ha fatto le visite mediche e stava benissimo. E allora cosa fai? Gli aumenti lo stipendio a uno che insomma... No, considera anche questo, anche riguardo ai compagni, no? Cioè non sta giocando, però le visite mediche dicono che aveva va tutto il solito bene. Problema che c'era poi ad inizio stagione, no? Quindi è anche, diventa sempre più imbarazzante questa situazione. E anche Marotta ha detto che non ci sono giorni fissati, settimane, non c'è una data fissata, per cui questo anche è importante nell'economia di tutti. Io credo che sia importante, però Giancarlo, Gabriele, adesso al di là dell'episodio che inevitabilmente ha influito, no, e condizionato il match e il risultato, anche guardare la classifica, cioè Piero Vitiello in coordinamento che mi capisce al volo, e lo ringrazio, perché poi questi sono due punti persi dall'Inter. Sono due punti persi, perché c'è il Milan che va alla grande, c'è la Roma che in un modo o nell'altro, in extremis, proprio con Dzeko, riesce a far su una partita difficilissima allo Stirpe contro il Frosinone, pur non giocando bene. Davvero, pur subendo anche lui all'ultimo minuto, proprio è stato incredibile. E quindi adesso improvvisamente quel terzo posto, che fino a qualche mese fa sembrava in cassaforte, già da parecchie settimane non è più in cassaforte, adesso è lì soltanto a più due. Sì, però l'Inter è colpevole non di queste ultime partite che abbiamo lodate e abbiamo detto blocco, e abbiamo detto che sta giocando bene e lo ribadiamo, ma i punti che ha perso prima, i punti che ha perso col Bologna, per esempio, col Sassuolo, sono punti che gridano vendetta, e questi sono da imputare solamente alla squadra e in buona parte anche all'allenatore. Però se avesse vinto oggi sarebbero stati tre punti fondamentali. Sì, però dietro in ogni caso sarebbero stati sempre quattro punti sul Milan. Sì, però avresti lanciato un bel messaggio, no? Vai a vincere a Firenze, non un campo qualsiasi, ancora senza Icardi, la quarta vittoria consecutiva. Invece questi due punti in meno, il Milan è in forma e si avvicina. Adesso è tutto in bilico, è tutto in gioco. Terzo e quarto posto. Sì, diventa anche emozionante questa lotta per almeno questa. Questa sì, difatti, almeno questa, dai. Almeno Napoli è lì consolidato, tanto di più non può fare con la Juve, insomma, la può batterla, e la può battere, la può battere. No, voglio dire, avete visto la Juve stasera? Sì, l'abbiamo visto. Avete visto il Napoli? Cioè, sono due squadre che stanno... No, volevo dire come recupero punti, volevo dire, naturalmente. Ne recupera tre e resta a meno 10. Potrebbe andare a meno 10, qualora vincesse lo scontro diretto in posticipo proprio il prossimo... No, lo vince. Weekend, il prossimo weekend. Ci ascoltare Samir Handanovic in zona mista. Torniamo all'Inter, torniamo a Fiorentina-Inter, alle polemiche arbitrarie, alla partita del VAR, quella che ha scatenato tutto, ha scatenato la furia dei nerazzurri. C'è anche un post di Raja Nainggolan molto ironico. Eccolo tra qui, pochissimo vale. Fernando Siani ce lo farà vedere. Prima però le dichiarazioni di Samir Handanovic, il portiere e anche capitano dell'Inter, il capitano del post Icardi sull'arbitraggio. Questo è il post nel frattempo di Raja Nainggolan. Sì, un punto che ci sta stretto, non aggiungo altro. Ho detto questo. E la faccina infuriata. Infuriata. Leggermente rossa dalla rabbia. Quello rosso è un emoticon. È un emoticon. Ah, ecco. Tu non li usi? No, so come si fa, ma non li uso. No, è già tanto che sappia che è un emoticon e che ci sono i like. Ti stai evolvendo. Dai. Aprirai un profilo Instagram. Faccio interviste anche direttamente via WhatsApp. Mando pezzi, cioè, ormai con WhatsApp, WhatsApp si fa tutto. Giancarlo, ho qualche assistente. Deria l'iPad e profilo Instagram di Alfredo. Sì. Ok, a breve ci fai questa promessa? Non posso sbilanciarmi. Deria l'iPad? Non posso sbilanciarmi così. Va bene, va bene. Cioè, abbiamo tempo per far cambiare idea a Giancarlo Padovan. Non so che idee abbia Handanovic, perché posso immaginare su quanto è accaduto. Il capitano dell'Inter intercettato in zona mista dal nostro Luca Cilli, che era l'Artemio Franchi. Ma non è che bisogna parlare sempre di tornare a parlare di stessa cosa, ogni giorno parliamo di questo. Il giocatore è compatto e spirito in campo è quello giusto e si va avanti così. Sì, ci sono stati errori individuali, anche nostri. Si passa anche da quelli lì, è vero, siamo arrabbiati, dispiaciuti, però bisogna pensare già alla prossima partita, tanto questa è ormai andata. Beh, mi aspettavo un Handanovic. Sì, no, ma lui è sempre stato così, per questo è capitano, no? Infatti sono parole da capitano. Anche perché la prima risposta ovviamente era sui Icardi,
Sì, 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 era chiaro. Anche perché effettivamente ci si può restare, si può parlare un'intera settimana. Ma ormai la partita è andata, e non ha ragione Spalletti che all'inizio del collegamento con Sky ha detto abbiamo vinto la partita, abbiamo vinto la partita. No, purtroppo no, non hai vinta per, a mio giudizio, un errore arbitrale reiterato e aggravato dal fatto che l'arbitro Abisso sia andato a vedere al VAR e abbia deciso comunque, che abbia perseverato nell'errore. Però ha ragione Andanovic, ormai questa è andata, bisogna pensare alla prossima. È così. Sarà difficile, però è così, non è che poi tanto cambiare. Insomma, no, questo è, per cui bisogna anche saperlo accettare. C'è il Cagliari in campionato, posso capire a botta calda, certo, così, certo. Però finita la partita bisogna anche essere un po' ponderati, ecco, nelle risposte. In questo senso Spalletti spesso esagera. Valentina, sì, hai 3 secondi. Ho 3 secondi, ma ti faccio vedere un'altra cosa, sì, che sta girando sui social. È l'azione da dove nasce il calcio di rigore, perché a quanto pare i nerazzurri contestano anche come sia nata l'azione da rigore, ossia che prima c'è questo fallo di Federico Chiesa su D'Ambrosio che non viene segnalato, poi l'azione adesso si svilupperà e arriverà il presunto tocco di braccio di D'Ambrosio. Quindi è un'azione che forse doveva essere fermata, doveva essere fermata già prima. Ti posso dire, Fernando, che a mio giudizio l'intervento di Chiesa è addirittura più visibile e più punibile di quanto fallo. Esatto, fallo. Fallo, ma l'avranno vista alla VAR anche questa? Evidentemente no, probabilmente erano al VAR. Noi l'abbiamo vista, no, sono stati 3 minuti. No? Cosa hanno visto? Questo è il punto, no? Non è che sono stati 30 secondi, sono 2 minuti e mezzo. Soprattutto devi riavvolgere davvero il nastro, devi vedere anche da dove parte l'azione, da come parte. Se la guardi tutto, per bene, devi guardarla dall'inizio. Assolutamente. Ragazzi, siamo alla fine.